Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella modalità reale. Come avete visto nel video precedente, abbiamo riaperto l'officina AutoScout 24. Stavano tantissimi clienti e in più stiamo anche collaborando con le forze dell'ordine. Abbiamo consegnato un carico per la polizia locale, è stato qualcosa di unico, ragazzi. Infatti, per chi se lo fosse perso, il video che è uscito ieri ve lo consiglio. Infatti ho cambiato tantissimi modelli, abbiamo nuove auto da vendere, tantissime novità, insomma. Comunque, guardate la cosa c'è, una Porsche Cayenne alquanto strana, quella di Benny mi ha detto di usarla appunto perché lui non ha tempo, ha detto vatti a fare un giro in off-road perché ho creato qualcosa di particolare, una Porsche Cayenne versione 4x4 off-road, quindi ancora più off-road di quanto non lo è già perché comunque la Porsche Cayenne già ci può andare in off-road perché è un SUV comunque adatto a fare queste cose. Comunque, siamo qua con Mia, tutto a posto, abbiamo fatto pace, tutto risolto. Jimmy, Tracy, Ronaldo, Giorgina e tutti quanti penso che comunque stanno ritornando, perché si sono trattenuti altri 2 o 3 giorni in campeggio, quindi sicuramente oggi li rivedremo. Perfetto, caffè preso, sono le 7 del mattino e vediamo un po' come si comporta questa macchina. Andiamo, dai. Ok, ragazzi, eccola qua come si presenta. Porsche Cayenne, vedete con queste barre rinforzate, con queste luci qua sopra, questi faretti, con le gomme 4x4 giganti, tassellate, pure il posteriore è fatto diverso, appunto, gli ha messo non so quante barre stabilizzatrici, appunto, perché comunque rimane ferma pure su terreni super sconnessi. Andiamo, dai Mia, dai, saliamo, mettiti dietro. Mamma mia, ragazzi, andate qua. Sentite soprattutto che sound. Vi faccio vedere i faretti, vedete, si accende tutto. Ci sono proprio tantissime barre, appunto, che servono a fare off-road allo stato puro. Andiamo di qua. Devo andare semplicemente qua. Ok, vediamo un po' ragazzi, vediamo un po' come si comporta questa macchina. Cayenne Turbo. E qua si inizia già con lo sterrato, come vedete. Potentissima. Vedete, mo abbiamo te un terreno sdrucciolevole con pietre, dislivelli, però non fa una piega, ragazzi, veramente. Poi mantiene comunque la stessa velocità dell'originale, nel senso, comunque sempre veloce, capito? Allora andiamo di qua. Vorrei un attimo andare, eh sì, in quel posto fangoso. Aspetta, ho giusto fatto un giro così. Bellissima, ragazzi, eh? Che ne pensate? Cayenne. Questa è proprio bella per fare i viaggi, pure per andare, vabbè, sì, sul Monte Cilia, dal North Hampton. Vorrei andare qua, vedete? Quindi voglio fare questo primo percorso. Vediamo un po' come si comporta, vedete? Top, ragazzi, top. Guardate qua. Questo è un minimo, di off-road, per farvi capire, però. Cioè, nel senso, guardate l'interno, non senti niente, non ti spinge di qua e di là, pure qua sopra, vedete? Andiamo un po', andiamo di qua. Ok. Wow, ragazzi, mamma mia. Cioè, guardate che cosa stiamo affrontando, anche se è poco, però guardate che stiamo affrontando. Qui una macchina normale si sarebbe fermata, perché qua è tutto fangoso, eh. Però qua ce la facciamo con questa, eh. Aveva ragione Benny. Vai. Mamma mia. Bellissima, ragazzi. Andiamo un pochino più allegri. Sì, resta immobile. Vai. Sali. Andiamo su queste rocce.
Vedete? Mamma mia, ragazzi, come ammortizza maledettamente. Le rompe, ma la macchina non si fa niente. Vai, vai. Andiamo un pochino più allegri. No, no, sta proprio impiantata a terra, eh. Non si muove proprio. Andiamo di qua. Parecchio bella, ragazzi, niente da dire. Dare la potenza come la fa a driftare con tutte e quattro le gomme motrici. Ok, andiamo, andiamo. Niente da segnalare, veramente. Proviamo pure qua. Guarda, ma come si arrampica, ragazzi. Mamma mia. Vediamo la discesa, questa è bella ripida, eh. Madonna mia, ragazzi, aspettate, aspettate, aspettate. Sempre sto telefono. Aspetta che mi accosto, che qua mi prendono in pieno, eh. E un attimo, sì, mettiamoci qua, così almeno mi vedono passare. Cioè, mi vedono che sto fermo. Rispondiamo al telefono. Ok, pronto. Cosa? Veramente. Veramente. Ok, arrivo subito, arrivo subito. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Leviamo un attimo sto punto dell'off-road. C'è stato un incidente, ragazzi, un incidente che ha coinvolto tutta la famiglia di Michael, poi Ronaldo e Giorgina, ragazzi. Quindi questi qua stavano ritornando dalle vacanze e sono stati comunque vittima di un incidente, come dire, no? Ma non mi sembra che sono morti, ragazzi, però è successo qualcosa di gravissimo. Vediamo un attimo, andiamo di qua. Vediamo che è successo. Meno male che siamo di strada, meno male che siamo già in auto. Ci posso credere. Mettiamo le quattro frecce e superiamo, eh. Madonna mia, ragazzi, non ci voleva proprio. Che sfortuna. Stavano tornando dalle vacanze ed è successo un incidente proprio a catena che ha coinvolto anche loro. Vai, 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 vai. Attenzione, cerchiamo di non farlo pure noi l'incidente. Vediamo che sta succedendo. È un'emergenza, ragazzi, perché non potremmo guidare così, però è importante. Cioè, c'è in ballo la vita dei nostri amici là. Vai, 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 levati, levati, levati. Hai messo le quattro frecce. Vai. Sotto, dopo la galleria, dopo la galleria. Corriamo, 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 ragazzi, corriamo. Tanto guardate questo Porsche. Quando si incazza, ragazzi. Facciamo attenzione, lancia la miseria, ragazzi. È un'emergenza, mia, questi qua. Hanno avuto un incidente. Vediamo un po' dopo la galleria. Ma dopo come stiamo guidando, ragazzi, spericolatissimi. Vai, 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 che ci siamo, vai, che ci siamo. Vai, vai. Dopo la galleria, su questa corsia qua. Oddio, oddio, ragazzi. No. Là è caduto. Ha deragliato un treno ed è caduto giù dal ponte. E appunto non si è capito niente. Aspetta, mia, vediamo un attimo. Madò, ragazzi, madonna mia, madonna mia. Salve, sono un amico di famiglia.
No, ragazzi, guardate qua. Eccoli. Eccoli. Guardate le macchine di questi. Eccoli qua. Tutto a posto. Madonna mia, ragazzi, guardate qua. Ronaldo, Tracy, Jimmy, Amanda, Georgina e Michael. Ma qua è successo un gravissimo incidente, ragazzi. Quindi qua non c'entra nessuno, nel senso è caduto il vagone ed è deragliato il treno. È caduto il vagone. Hanno cercato comunque di evitarlo. Infatti qua vedete c'è stato un tamponamento a catena. Qua si è schiantato Jimmy, appunto perché si era fatto portare un'altra Urus di Tracy. Si è schiantato qua, ragazzi, si è salvato. Subito dopo di lui si è schiantato Ronaldo su di Jimmy. Infatti vedete ha distrutto praticamente l'anteriore della Ferrari sbattendo qua. Tracy, per evitare Ronaldo, ha girato di qua e si è ribaltata qua sopra, ok? E probabilmente Michael era proprio lì in mezzo, ragazzi. Infatti, come vedete, si è proprio ribaltato il camper. Vedete il camper? Qualcuno è rimasto schiacciato, ragazzi. Qualcuno qua è morto. C'è un corpo qua sotto. Mamma mia, ragazzi, che disastro! Che disastro, che disastro. Ma per fortuna che stanno bene. Vedete, questo qua è il camper di Michael, il Fiat Ducato. Qua la polizia proprio di frontiera qua. E sono caduti pure dei sassi. Quindi per fortuna che non gli sono finiti addosso, ragazzi. Sono stati miracolati. Sono stati proprio miracolati. Vedete, qua ci sono i vigili del fuoco. Ragazzi, che schifo, no? Qua c'è un corpo. Qua c'è un corpo. Qua c'è un corpo, ragazzi. Andiamocene. Non possiamo stare qua perché è una scena comunque del crimine, come dire, no? Del crimine, però è una scena di incidente dove ci sono stati dei morti. Mo' dobbiamo portarceli con noi, ragazzi. Cioè, sono sicuramente traumatizzati. Non hanno bisogno comunque di ospedale. Li stanno curando al momento, vedete. Mamma mia. Cioè, si sono salvati a culo, ragazzi. Cioè, fatemelo dire, a culo proprio. Jimmy, vedete, è caduto qua. E si è bloccata la macchina, vedete. Si è bloccata la macchina. Ronaldo non ha potuto fare in tempo a frenare. Anche se ha una Ferrari con i sistemi frenanti di ultima generazione, non ce l'ha fatta. Ha sbattuto qua e ripeto, è quello che penso io. Tracy, per evitare Ronaldo, si è buttata qua. Pare che ha spaccato. Sì, ha spaccato tutto l'anteriore della nuova BMW. E Michael, ripeto, non capisco come. Ah, forse lui. Non lo so, ragazzi. Era probabilmente più avanti. Non vi so dire, Michael, cosa sia successo. Assurdo, ragazzi. Oh, perfetto ragazzi, mi ha detto Ronaldo che vuole che la sua Ferrari venga portata da Benny. E poi vabbè, loro se la verranno da soli, ragazzi, perché la macchina di Jimmy è rimasta bloccata sotto al vagone. Quello di Michael è ribaltato e pure quello di Resi comunque sta qua sopra. Allora facciamo una cosa, se vi sentite bene, salite tutti quanti un po' nella mia macchina e un po' nella tua, Ronaldo, e vi traino io. Infatti, ragazzi, vado a prendere la macchina e cerco di trainare questi. Ok, ragazzi, sta salendo pure Jimmy. Adesso proviamo a trainarli perché ha detto che la vuole salvare la macchina. Ok, ha detto che la vuole riparare. Sali mia. Ora proviamo ad agganciarla, ragazzi. Vediamo un po'. Io ho il coso per agganciarla. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo. Vai, 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 ce la fa il Porsche. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo. Eccoli là, perfetto. Quindi ricapitoliamo, Mia, Michael, tutto ragazzi traumatizzato, e Ronaldo pure. Là c'è Georgina, Jimmy, Tracy e Amanda. Ok, dai, 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 dai. Mamma mia, ragazzi. A 130, guardate il Porsche Cayenne che traina un puro sangue. È assurdo. Ok, ragazzi, ci vediamo direttamente da Benny perché qua il viaggio è lungo, con queste macchine. Ok, perfetto, ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati, l'abbiamo portati da Benny. Mamma mia, guardate qua la macchina di Ronaldo. Speriamo che si salva anche la macchina loro. Vedete, sono tutti scioccati, ragazzi. È normale, ma ora ovviamente lasceranno la macchina qua e se ne dovranno andare per forza a casa o da qualche parte.
a rilassarsi. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, è stato assurdo oggi. E niente, oggi è andata bene, chissà le prossime volte. Oggi si sono salvati questi. Fatemi sapere cosa ne pensate, con questo è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Bella.